Dopo quanto è avvenuto nei giorni scorsi, i familiari non ci stanno bene o male a quello che si è detto e si è scritto e è accaduto appunto qui a Bello Sguardo. Che cosa si sente di dire? Mi sento di dire che nessuno è perfetto. Qualche piccolo neo nella gestione c'è, soprattutto un po' di carenza di personale, eh, inservienti in particolare, perché le patologie presenti in questa struttura hanno bisogno, lo dice la stessa parola RSA, residenza sanitaria assistita, di presenza mirata. Gli operatori attuali in servizio si prodigano in maniera eccezionale e anche molto affettuosa nei confronti dei pazienti. E quanto alle condizioni di abitabilità e residenziali, sono perfette: ci sono molti spazi a disposizione e anche diciamo, il mangiare. I pazienti sono abbastanza soddisfatti. Va sottolineato che la denutrizione è relativa: i pazienti più gravi non hanno più fame, non hanno più palato e quindi tendono. Sono a denutrire perché questo tipo di patologie non porta alla guarigione ma come tutti sappiamo è ad un allontanamento dalla vita. Si è parlato di maltrattamenti in questo caso. Per quanto mi risulta personalmente, io ho due familiari eh, qui, diciamo, ospiti della residenza, non si evidenziano maltrattamenti di nessun genere e quasi tutti i parenti, credo, saranno in grado, volendo e arbitrariamente come ho fatto io, eh, dichiarare che i, i loro cari non sono stati maltrattati. Se ci sono episodi pregressi eh, naturalmente alla posizione assunta assunta in merito a questo sequestro preventivo, io non ne sono al corrente, ma da quando i miei sono qui e vengo tutti i giorni e mi accerto tutti i giorni, maltrattamenti non ce ne sono, anzi c'è una certa armonia e mia madre che è afflitta da una leggera forma di Alzheimer dice qui mi trovo bene, mi sento come a casa.